E quindi fate un giro di pensieri e immaginate a quale film io associo questo libro. Non mi picchiate se poi dite no, non è quello, come facevamo a capirlo? Dai, è un gioco. Vabbè, ok. Penultima domanda. Sei adolescente ventenne, che libro consiglieresti a un bambino per far conoscere le caratteristiche della tua generazione? E ad un adulto? Sei adulto invece, quale libro sceglieresti e consiglieresti a un bambino per far conoscere le caratteristiche della tua generazione? E ad un adolescente? Quindi, chi è ventenne consigli a un bambino e a un adulto un libro. Chi è adulto lo consigli a un bambino e a un adolescente. Per far comprendere la generazione di cui si fa parte, no? Allora, io sono decisamente adulta e quindi a un bambino consiglierei assolutamente la lettura di tutte le favole di Perrault. Perché poi ne sono fat stati fatti i riadattamenti, ma da lì si parte, insomma, per me è stato un bel libro che ho letto da piccola, per cui sì, consiglierei quello. E invece a un adulto consiglierei in realtà un classico che ho letto prestissimo, è stato per me emblematico, ha segnato una fase di passaggio, che secondo me va bene sia da adulti che da ragazzi, ed un altro dei libri ai quali sono più affezionata, ed è Jane Eyre di Charlotte Brontë. Ultima delle, questioni, in realtà non è una domanda, è un saluto che si fa chiedo che si faccia un saluto col titolo del libro e che caratterizza la tua persona. A questo punto ti nomino. Dunque, cerca un saluto particolare col titolo di un libro che caratterizza la tua persona. E io mi nomino Mary Poppins. Mary Poppins della Travers. Con questo vi saluto. Non vedo l'ora di capire che tipo di riscontri ci saranno e io spero che vi divertiate più che altro. Sappiate che ho intenzione di fare e condividere tante, tante cose, spero vi possano interessare davvero. Un saluto e un abbraccio enorme.